La revisione al ribasso delle stime di crescita economica della zona euro porta l'azionario nella stessa direzione. Il miglioramento del mercato immobiliare americano anticipa la ripresa dell'occupazione, mentre i guadagni di Wall Street suggeriscono un prossimo aumento del PIL. L'oro presenta le stesse condizioni fondamentali che hanno assecondato il rialzo del 2001. Di analisi tecnica parliamo in questo video con Gaetano Evangelista, amministratore unico di Age Italia, in collegamento internet da Bari. Ciao Gaetano e bentornato a Loganza. Ciao Luciano, ben ritrovati. Allora, iniziamo subito con la serie di grafici. Il primo ci fa vedere come gli economisti hanno peggiorato le stime di crescita per la zona euro e come questo poi finisca per riflettersi, con una certa logica anche sull'andamento del mercato azionario europeo. Gaetano. Sì, Luciano, ancora una volta secondo me vale la pena di sottolineare come il mercato sia sensibile non tanto ai dati macroeconomici che ogni giorno affluiscono, quanto al confronto fra i dati stessi e le stime che precedono il rilascio di queste release. Il mercato è molto sensibile allo scostamento positivo o negativo fra queste due variabili. Infatti, il grafico evidenzia una notevole sovrapposizione fra la performance del mercato. Qui vediamo la variazione trimestrale dello Stoxx 600, quindi dell'indice paneuropeo azionario, e l'indicatore delle sorprese economiche dell'area euro. Sono due linee che praticamente si sovrappongono. Effettivamente, a fine febbraio, prima, a fine inverno, gli economisti avevano delle aspettative piuttosto rosee, piuttosto elevate circa la crescita economica del vecchio continente. E questo ha portato ad una svolta verso il basso. Quando le aspettative sono molto elevate, il non poterle battere ulteriormente comporta poi il disappunto, comporta le delusioni sul fronte azionario. Il mercato azionario europeo, ma non solo, è sceso da marzo in poi, fin quando a inizio giugno le aspettative erano talmente depresse, ma questo vale per tutte le aree economiche globali, che i dati, non essendo più bruttissimi, ma soltanto brutti, se così si può dire, hanno comportato un re-rating, uso un termine tecnico, quindi un riaddrizzamento della valutazione del mercato. L'azionario, lo Stoxx 600, è risalito dal minimo di inizio giugno del 12% fino a ieri, prima del temporale, del rovescio di questa seduta. La buona notizia, mi sembra di poter dire, è che l'indicatore delle aspettative economiche, quindi del confronto fra le aspettative e i dati reali, è praticamente sul minimo, sta svoltando verso l'alto, come si può notare dalla parte destra del grafico, e questo dovrebbe accompagnare il progressivo miglioramento del mercato azionario europeo, mediamente parlando, nei prossimi mesi. Ma i guru di Wall Street sono entrati in panico, Gaetano, gli strateghi terrorizzati che riducono l'esposizione al mercato azionario ai livelli di sempre. Sì, perlomeno ai livelli degli ultimi 15 anni, dal 97 in poi c'è una banca in America, ma in realtà era una media delle stime, degli orientamenti, degli strategist, dei guru delle principali banche di Wall Street che viene reso noto a cadenza periodica. Sappiamo dall'ultima rilevazione settimanale che i guru delle banche d'affari americane, ma in generale globali, possiamo fare dei nomi Deutsche Bank piuttosto che Bank of America o Citigroup o Morgan Stanley. Ecco, loro consigliano una percentuale del portafoglio da investire in azioni alla propria clientela. Questa percentuale al momento è al 41% del portafoglio ideale, che evidentemente è il lato più basso degli ultimi 15 anni, dal 97 in poi. Prima di 15 giorni fa, mai la percentuale suggerita del portafoglio da investire in azioni è mai scesa sotto il 52%, che era un dato storicamente basso. Siamo al 41%. Evidentemente ci sono dei riferimenti storici. Mediamente l'asset allocation azionaria suggerita dagli strategist di Wall Street è del 62%. Il 72% è un dato elevato. Toccato quando? Toccato nel 2000, prima di un grosso rovescio del mercato azionario. Poco prima di questo tracollo, gli strategist consigliavano di essere sovraesposti in borsa, penalizzati e massacrati. Viceversa, quando questa esposizione è stata piuttosto bassa, 10 punti percentuali meno della media, cioè il 52%, nel 2009 e nel 97,
era invece il momento buono per comprare. Questa sottoesposizione relativa era una visaglia di capitolazione da parte di questi operatori, che sono sì professionali, ma sono comunque sempre esseri umani, quindi soggetti ad errori di valutazione e a condizionamenti psicologici. Come giudicare allora questo dato così basso? Mi sembra che ci sia stato un forte condizionamento del contesto esogeno che tutti conosciamo, anche in maniera eccessiva, in maniera quasi ossessiva, per il bombardamento che subiamo. In termini di sentiment, questo dato andrebbe letto in ottica contrarian, quindi dovrebbe far pensare che questo semestre appena cominciato sarà di segno diverso, di tenore diverso rispetto al trimestre che è terminato da qualche settimana. Ancora in America il tasso di disoccupazione potrebbe migliorare, Gaetano, in seguito a una seppur timida ripresa del mercato immobiliare. Sì, e questo è molto importante, perché il mercato immobiliare, come sicuramente sappiamo tutti, è stato l'epicentro della crisi economica di 5 anni fa. C'è un altro aspetto interessante: il mercato immobiliare ha dato un contributo negativo al PIL, alla crescita del PIL americano, fino a 6 mesi fa. Era un elemento frenante, a differenza di tutte le riprese economiche dal dopoguerra in poi. La novità è che in questo primo semestre del 2012, per la prima volta dal 2007, il real estate, il settore immobiliare residenziale americano, ha dato un contributo positivo, piuttosto considerevole, visto che il PIL è cresciuto del 2%, un quarto di questo 2% è riconducibile al settore immobiliare. Qui vediamo l'indicatore della fiducia dei costruttori edili americani, che è sui livelli più alti dal 2007. È importante non solo perché questo porta appunto ad un contributo fattivo alla crescita economica, ma anche perché, come si può notare, questo indicatore di sentiment dei costruttori edili anticipa, e non di poco, l'andamento del tasso di disoccupazione, che qui è riportato chiaramente rovesciato. Quindi il fatto che la linea stia salendo vuol dire che il tasso di disoccupazione sta scendendo. I minimi e massimi dell'indicatore di sentiment dei costruttori anticipa i massimi e minimi del tasso di disoccupazione USA. Questo fa pensare che l'impennata degli ultimi 7-8 mesi porterà nei prossimi 7-8 mesi ad un ulteriore ridimensionamento del tasso di disoccupazione americana. Quindi questo sarà sicuramente un vento favorevole per chi ambisce e aspira alla riconferma la rielezione come candidato, come inquilino della Casa Bianca. Un'altra correlazione, quella tra l'andamento di Wall Street e dunque il rialzo del mercato azionario americano, che potrebbe invece assecondare una ripresa del prodotto interno lordo, dici Gaetano? Sì, e fondamentalmente questa è la conferma analitica incontestabile del fatto che il mercato azionario anticipi l'economia reale. Il balzo del primo fra ottobre e aprile di quest'anno, in qualche modo la previsione è che anticiperà, che sarà seguito dal miglioramento dell'economia nei 6 mesi successivi a questa scadenza temporale. Qui sovrapponiamo la crescita annuale del PIL americano, che negli ultimi 12 mesi è ferma e in rallentamento al 2% anno su anno, quindi dato annuale su 12 mesi. Spostando in avanti la variazione annuale della borsa americana, dello Standard & Poor's 500, notiamo la possibilità che il rallentamento macroeconomico degli ultimi 12 mesi al primo trimestre possa dare spazio adesso ad un miglioramento dell'economia. Ancora una volta, questo sarebbe un contrasto stridente fra le aspettative degli operatori economici, che attualmente prevedono un PIL in crescita dell'1% nel secondo semestre, e invece la possibilità che l'economia a fine anno, su base annuale, quindi per l'intero 2012, migliori rispetto all'attuale tasso di crescita fotografato a fine Q1, a fine primo trimestre, del 2,0%. E infine concludiamo con l'oro. Gaetano ci ricorda che siamo in un momento fondamentale per l'oro, simile a quello in cui l'abbiamo visto nel 2001. Allora l'oro iniziò un straordinario rialzo. Adesso? Beh, perlomeno dal punto di vista di 3 variabili che qui ho sintetizzato nell'indicatore che si legge, che si nota in alto. Qui ho raggruppato 3 informazioni fondamentali, ossia la posizione degli hedge fund, quindi di una importante tipologia di operatori, che sono ben sbilanciati verso un lato.
il sentiment di tutti gli operatori sul mercato future in particolare, ma in generale sul mercato dell'oro, e la performance storica realizzata. Questa sintesi ci porta ad una lettura, ad una rilevazione che è ai livelli più bassi dal 2001. Come si può notare, ma come sappiamo tutti, in definitiva è il punto di partenza di un rialzo pluridecennale del metallo giallo. Credo che i prossimi 12 mesi vedranno le quotazioni dell'oro superiori ai livelli depressi e stagnanti degli ultimi mesi, non fosse altro perché probabilmente gli hedge fund pesantemente short cominceranno a ricoprirsi, il sentiment è talmente depresso che non c'è più nessun altro che possa ulteriormente vendere oro, quindi deprimendo ancora le quotazioni, è per un ipervenduto che comincia ad affiorare che dovrebbe risollevare le quotazioni dell'oro nel prossimo arco di tempo. Quindi concordo con chi recentemente si è affacciato sui media, mi sembra Mark Faber, per suggerire la possibilità che l'oro a questi livelli sia da comprare anziché da vendere. E per concludere dunque, Gaetano, in Europa quel minimo di cui abbiamo parlato in diversi video è stato trovato? Probabilmente sì. Oggi, cioè, ci rendiamo conto adesso che l'abbiamo trovato un mesetto fa, questo. Sì, l'abbiamo trovato 7 settimane fa, è un minimo dal quale ci siamo risollevati in maniera convincente, mediamente parlando. Abbiamo uno stock 600 in rialzo a ieri del 12% prima del temporale estivo, un classico rovescio temporalesco estivo di oggi. Piazza Affari è evidentemente una borsa meno performante come le borse latine dell'Europa. La buona notizia su questo fronte è che sul nostro mercato abbiamo raggiunto una condizione di ipervenduto di lungo periodo che non si registrava da marzo 2009, quindi il ribasso sul nostro mercato, fermo restando che anche da noi il minimo è alle spalle, siamo su livelli superiori a quelli del minimo di inizio giugno, ad ogni modo il forte ipervenduto di lungo periodo raggiunto mi porta a pensare che il minimo è stato praticamente formato e il secondo semestre sarà più brillante del secondo trimestre di quest'anno. L'America aiuta in questo viaggio? Beh, l'America è praticamente al 3% dal massimo di primaverile, se considerassimo anche i dividendi saremmo praticamente su nuovi massimi. È una realtà che beneficia di fattori di ogni tipo, monetario, come altre volte abbiamo commentato, valutario e fondamentale. La stagione degli utili è partita male, ma si sta riprendendo molto molto bene. Il 72% delle compagnie quotate ha battuto le stime degli analisti, stime anche in questo caso riviste verso il basso prima che iniziasse la stagione. Penso che lo Standard & Poor's sia destinato a migliorare il massimo primaverile e quindi a chiudere fine anno con una crescita percentuale a doppia cifra rispetto al 2011. Gaetano Evangelista, Age Italia da Bari. Grazie mille, Gaetano, a voi, arrivederci.